Niente, LOL è andato comunque. Dai, ti prego, io nelle tendenze, ma ci sono solo shorts. Porco Dio, monetizzato, dico solo Dio, porca tonda, che action, se che mi puoi trovare di tutto, non troverai nemmeno di brutto. Che figo! Buongiorno a tutti amici, come state? Spero tutto bene. Oggi faccio la classifica delle merendine. Ciao Manu, sapresti dirmi per favore come si chiamano i cerotti per il naso? Zio Pera, non respiro più. Gabri, questa domanda è veramente assurda. Hai mai provato ad andare in una farmacia a chiedere semplicemente, come mi hai detto nei beats, dei cerotti per il naso? Chiedo, perché magari si chiamano proprio così, pezzo di merda. Sono nel game, sto con il game, solite facce da dealer. Grande canzone. No. Perché c'è sotto la canzone? Sta per partire l'edit migliore degli ultimi 50 anni. Piacciono però patatine alla paprika, patatine alla paprika. Che edit era? Balotelli no, colpo di Rakami e De Silvestri che sa 48 anni di giocare ancora nel calcio. Porca madonnaccia puttana! Il gallo risorto, Belotti, porco Dio! Non direbbe, va, Pierluigi Pardo non direbbe mai. 193.000 like per questo. Cioè io ora mi metto e faccio un TikTok, se non faccio 200.000 like mi chiudo l'account di TikTok. Io ho capito, ragazzi, io non so se avete seguito la sua storia, ma è diventato un ingiocabile questo demone. Cioè, questo demone una volta faceva dei balletti, boh, giocava a FIFA, giocava, boh, non lo so, cioè, comunque dei balletti così. Ora è diventato mega religioso. Non lo so, la sua vita gira tutta intorno a Gesù Cristo e a Dio ormai. E non lo capisco, perché... Ma io non me la prendo con loro. Non me la prendo con loro. Me la prendo con chi sta facendo il video e l'ha pubblicato. Questo è il problema. Qua decisamente qualcosa è andato storto. Non so se si nota in video, ma ho il segno dell'abbronzatura. Non avevo notato. Ciao patente. No, gliela ritirano. Vabbè. Dai, può capitare di bere e mettersi alla guida. Guardate che brutta finaccia fatti. Ma pozzi, ma ero mico porco in dolit. Ma fallo rumi in terra. Perché non dormo tu in terra? Lascia sta, figlia mia. Ma come mangia a dormire? Non è la cena, coppa un mi, da casa mia, da stasetta mi mangia a cucca in terra. Sì, vai dove vuoi tu, addormentati dove vuoi tu, ma lei deve stare qua. Anzi, è meglio che te ne vai. Guarda come Roma, che la zona fotte po'. Cioè, guardatelo po', padroni esce fuori, c'è Romi con un porco, andò lì. Ragazzi, ma si può tenere un maiale in casa? Non lo so, Gaia, 23, 18 km di distanza, cercando qualcuno che mi porti allo stadio. Dimmi che tifi Milan, dimmi che tifi Milan. No! Gaia, 23, 18... Ah, già hai detto che ti fa Inter. Buonanotte. E grazie al football. Ti ho visto. Non sei iscritto ancora al canale. E non provare a skipparmi. Devi iscriverti. E ricordati di bere 10 litri d'acqua al giorno, così muoio e io godo. Non c'è trucco, non c'è inganno. Uno stronzo, 3 rotoli di carta igienica con niente sotto. Chi indovina 100 euro. Attenzione, si vincono 100 euro. Ah, avete troppo veloce. Movimenti? Dove si trova... A destra, è a destra. No, sì, a destra. Stronzo, per 100 euro. Qualcuno dice qui? No. Andiamo a vedere. Niente da fare. A destra. Qualcuno ha detto qui? Niente da fare. Qualcuno allora ha puntato qui e si sente già i 100 euro in tasca. Andiamo a vedere. Niente. Sparito. Ma allora dove è andato lo stronzo? Lui comunque è fuso, eh. Male. Ma lui, Jack Benetti, lui qui, cioè, lei era una donna. Non so se lo sapevate. Vai, regna bene. Vola. Ma che sto bene. Avangula. Non esiste questo doppiaggio. Abracadabra. Kidamut. Avangula mammut. Avangula sorda. Cornuta. Non esiste, ragazzi. La pizza mi piace, la pizza qui sotto cotto. Ho pizza, io sto le patatine. Io sto le patatine. Sì. Quelle pizze mi piacciono, tra pizza sotto crudo, pizza sotto cotto.
prosciutto cotto. Sì, alla pizza mi piace la pizza al prosciutto cotto. I meme sull'alberghiero con questa roba fanno veramente... Chi ha scritto il famosissimo verso Ud ghetto bendo con Brunetto al dedè? Today I'm gonna be trying Buffalo Wild Wings for the first time. Even though it's not a buffalo. This is chicken, it's not a buffalo with wings. I'm a buffalo wild wing. 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 Questo è quando skippi troppo in un film e ti ritrovi una cosa. Carino, lo devo ammettere. Bombocla! Ok. John Ninja! Perché sono diventati tutti forti a giocare a questo gioco di merda? Muori! I am Nightmares, perché sei brutto come la fame! Lui, ma no, no, ragazzi, queste domande no, dai. Non so rispondere. Da giù. Dimmi. Quando smettiamo con Twitch, ci apriamo un'agenzia funebre, la chiamiamo Full Box. Posso dire che quest'uomo sta esagerando con i termini di Fortnite. Mi sa che, cioè, proprio gli è entrato dentro Fortnite, non esce più da lui. Voi l'avete visto il video di Rio Ferdinand, raga? Cioè, praticamente Rio Ferdinand che palesemente ha fatto apposta la move per entrare nei top respectful moments. Praticamente c'era il simbolo del Real Madrid per terra, ma si vedeva da 30.000 km. Lui arriva così, guarda, fate finta che quel tappeto, non so se lo vedete, quel tappeto lì è lo stemma del Real Madrid. Questo è Rio Ferdinand pur di apparire in un video tipo delle top respect moments del calcio. Bro, cioè, bastava comunque fare così. Cioè, perché? Perché, Rio Ferdinand? Perché devi... Cioè, Blood thinks is him. Cioè, che cazzo? Ma bro, ma non ha senso. Ma non c'è bisogno di fare tutta quella menata. Cioè, vabbè. Vai a casa, caffè, latte e biscotti, accendi la sette, un bel seghino e si va, eh. Kefir! Yasur Lutz! Il demone. Giorni prima della sua festa di compleanno. Che figa. Stavamo disegnando. Lei a un certo. Sono gridando. Basta Martina, non sei che cozzalone. Mi chiederete perché mi sta uscendo troppo spesso Martina Dell'Anna su TikTok. Io vi assicuro che non la cerco mai. E vi chiederete perché mi sia uscito anche Jody e Lollo Lacustre. Cioè, non li cerco mai. Non li cerco mai. Continuiamo così fino a domani. Vuoi dirci nulla? No. Siamo così. Lasci un commento? Siamo così finché non sui social e non vuoi dirci nulla. Finché non arriva l'ascensore stiamo così. Ciao ciao. Good ghetto bando compro. Scusa Manu. Quanto cazzo è dimagrito Joliet? Faccio musica perché vorrei mandare a casa alcuni cantanti. Perché secondo me alcuni cantanti sono sopravvalutati. No, non li voglio citare. Spera e basta. No, Spera è mio fratello. A oggi in Italia Kid Yugi, Spera e basta e Nico Pandetta. Basta. Faccio musica per... Cacato su te Edua, su chi... ci sta. Già, ma io te lo stavo dicendo l'altro giorno. Io ormai, se apri TikTok e sei da mattina, fanno i get ready with me, utruc, tutto fatto boh. Io te ne faccio becca in dalla class. Utruc, tutto fatto boh. In dalla class. Filtro dei youtubers, potevano provarlo? Assolutissimamente sì. Iniziamo con Anima, che ai tempi lo seguivo un botte, ai tempi dei Mates, tempi in cui tiravi i piatti dai balconi, quindi... Dai, Jumpy. Quarta posizione, dai. Guglielmo Scilla, lo seguo dai tempi di Freaks, se lo conoscete anche voi da quei tempi siete veterani, se lo conoscete adesso per Cucina Buttata siete dei giovincelli. Scilla terza posizione, secondo me, dai, podio. I The Show, bastardi, mi hanno fatto lo scherzo, devi fottere la macchina...
quinta posizione, ma Surri, compare dei Mates, lo seguo più adesso che all'epoca, quindi adesso mi piace molto di più lato contenuti. Sesta posizione, perché la top me la voglio lasciare un attimino pulita. De Carli oggettivamente molto cringe. Leonardo De Carli, raga, De Carli lo seguivo un casino all'epoca e lo metto in seconda posizione perché all'epoca mi piaceva un sacco. Favi J, cazzo, mi sta uscendo troppa gente incredibile. Favi J io l'ho scoperto quando c'aveva meno di 10.000 iscritti. Cioè, mi era uscito un suo video in home, ho detto, beh, figo. Poi quando è diventato famoso non l'ho cagato più. Sto stirando una classifica brutta, oh mio Dio. Favi J lo seguivo ovviamente un casino, il PewDiePie italiano. La prima posizione vorrei lasciarla libera. Però dai, Favi J prima posizione, raga. Mamma mia. Yo Tobi non lo seguivo tantissimo, ero un po' atipico. Yo Tobi è per gente intelligente, Jumpy Deck. Però... settima posizione. Cazzo, Daniele Das & Matter. Porco due, lui lo seguivo un botto, veramente. Un casino. Ottava posizione. Ragazzi, sto dando ovviamente a esclusione. E a Medio Preziosi. Minchia, Medio Preziosi è la cosa che meno mi fa ridere nella storia. Senza cattiveria, ovviamente, però... minchia, cioè... oh. Peccato, potesse essere una classifica più carina, però vale buona la prima. No dai, boh, raga, non mi ha mai fatto ridere, devo essere sincero, cioè... Mai fatto impazzire. Magalli è simpatico, bro, cioè, non lo so, sarà che l'ha fatto in un periodo in cui ero già cresciutello e la vocina picciata non mi faceva ridere, non lo so, probabilmente è quello. Lascia like e lascia un commento, se no ti arriva un destro sotto il mento. Reactions e gaming.